Sono Erwin Mazlagic, ho 19 anni e faccio l'apprendistato come elettronico presso la società Ascensori Schindler S.A. Già da piccolo smontavo e rimontavo i miei giocattoli e mi interessava sapere come funzionano le cose che si usano. L'oggetto vicino a me è un impianto per testare il software di un ascensore. Si può per esempio scegliere un piano e il software mette in funzione il motore che sale e rimane al piano scelto. In futuro vorrei partecipare a un progetto riguardante i trasformatori di frequenza. Questi sono dispositivi per il controllo e la manovra degli ascensori, senza i quali si verificherebbero scossoni e si arriverebbe al piano sbagliato. È molto interessante come con le nuove tecnologie si possa risparmiare energia, abbassando così i costi del 50%. Il lavoro dell'elettronico cambierà in modo notevole nei prossimi 20 anni. Con le tecnologie già in uso oggi, la professione sarà diversa ed è proprio questo che la rende interessante. La professione si sviluppa nel tempo, cambiandosi continuamente attraverso la tecnologia. Chi vuole diventare elettronico deve essere molto interessato alla tecnica e avere una buona conoscenza della chimica, fisica e matematica. Quest'ultime saranno approfondite anche durante l'apprendistato. La cosa che più mi piace è realizzare progetti. Ciò significa che si riceve all'inizio una formulazione del problema e possono essere elaborate soluzioni in modo indipendente. Si può veramente lavorare in modo creativo e seguire tutto il progetto, dall'inizio fino al prodotto finito. Grazie alla tecnica saremo in futuro capaci di fare tutto. La domanda non è se, ma quando. La cosa più affascinante del mio apprendistato è che ogni giorno si può apprendere qualcosa di nuovo e non si finisce mai di imparare. Ogni volta si è confrontati con un nuovo problema, al quale bisogna trovare da soli una soluzione. Grazie al mio apprendistato, quando uso l'ascensore, so anche come funziona. Puoi farlo anche tu. Vai su tecmania.ch.